fatto che essenzialmente è il punto centrale della crescita economica, cioè se finalmente cambia il paradigma dell'Europa, che può essere accompagnato, anzi deve essere accompagnato dalla politica del G7, e si smette di pensare che il nostro futuro sia soltanto austerity, rigore di bilancio e parametri e vincoli, ma torniamo a investire sulla crescita, sull'occupazione, questo cambia la vita di molti italiani. I dati che continuano ad arrivare sono dati positivi sull'economia italiana, ma per noi sono ancora timidi. Non è sufficiente aver recuperato 159.000 posti di lavoro nel primo mese di Jobs Act, o se volete 261.000 nel primo anno di attività del nostro governo, perché in passato si sono persi quasi 1 milione di posti di lavoro. Quindi la cosa più vicina alla concretezza all'interno di un dibattito come quello del G7, che è un dibattito di riflessione, non è un luogo dove si prendono decisioni di dettaglio, anche se poi in realtà alcune decisioni le abbiamo prese, penso a molte iniziative sul tema in particolar modo della sostenibilità ambientale, del cibo, del diritto al cibo. Bene, la cosa più vicina che vedo a una cosa concreta è questo sguardo positivo sul tema della crescita come chiave di sviluppo dei prossimi anni, non soltanto sullo stesso, che è poi una battaglia italiana molto ormai tradizionale. Bene.